di essere intervenuti questa sera alla presentazione dell'undicesimo rapporto sulle liberalizzazioni curate dalla società libera. Il titolo è significativo ed è la chiave sulla quale vorrei anche poi estendere l'interlocuzione con gli altri che adesso presenteremo. Liberalizzazioni, crisi di un modello in un paese in crisi. I ringraziamenti di rito vanno ovviamente al curatore della pubblicazione, che è il direttore di Giunta Libera Vincenzo Vita, e agli autori che ricapitolano in ordine l'indice della pubblicazione: Giuseppe Stennisi, Alberto Vannuzzi, Giorgio Ragazzi, Giuseppe De Bertottini, Marco Conti, Sergio Mattia, Alessandra Oppio, Alessandra Fandolfi, Giovanna Acampa, Stefania Fuscagni, Lucia Tanti, la presidente di Società Libera, Stefania Fuscagni, che oggi non è stata principale in questa presentazione perché è trattenuta all'ultimo minuto per ragioni personali a Firenze, si scusa molto il mio tramite. Avremo invece a discutere del contenuto del nostro rapporto, che in realtà dei temi che sollecita il professor Federico Casaldo, che è merito della facoltà della Università Roma La Sapienza, l'onorevole Paolo Gentiloni, membro della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, il senatore Andrea Marcucci, membro del gruppo di Società Libera e presidente della Commissione Cultura del Senato, e l'onorevole il senatore Maurizio Sacconi di Rovegna, presidente della Commissione Lavoro del Senato e del Ministro del Lavoro. Io volevo dare giusto alcuni indirizzi al dibattito, che ci auguriamo ovviamente riesca a guardare oltre quella che la quotidianità e il dibattito pubblico spicciola. E nel pensare a come introdurre il rapporto che oggi presentiamo, a me è venuto in mente una pubblicazione che qualche anno fa il professor Michele Saldati aveva curato intitolandola Le occasioni mancate, una digressione storica sulle politiche economiche dell'Italia repubblicana, poi ricompresa anche nella storia d'Italia di Salvatore Ridotto, pubblicata nei libri della Fede. Ecco, se volessimo dare un punto di continuità, un filo rouge tra quella, tra quel saldo di Michele Saldati e la pubblicazione che oggi presentiamo, potremmo dire che anche il rapporto sulle liberalizzazioni dimostra per l'undicesima volta in serie sostanzialmente che l'Italia ha perduto svariate occasioni per aprire la propria economia, il proprio paese, la propria società a una dimensione che sia diversa da quella che l'aveva caratterizzata in un'economia sostanzialmente mista fino ai primissimi anni 90. E la tesi del professor Saldati era quella che l'Italia, nella sua storia repubblicana più recente, quando il paese era in fase di ripresa economica, cresceva meno degli altri paesi europei. Quando invece era in fase di recessione, aveva recessioni molto più dure, molto più severe di quanto non fossero le recessioni dei partner europei e internazionali. La pubblicazione di Saldati, come pubblicazione di Società Libera, appartengono forse a quella categoria delle opere delle cosiddette accigliate Cassandre, di cui noi forse potremmo essere considerati sostanzialmente parte. Da questo rapporto credo possa essere utile per capire qual è il deficit effettivo, ovviamente dalla prospettiva che Società Libera rappresenta, nei tentativi di riforma che l'Italia ha sempre dichiarato di voler attuare, ma concretamente sempre dimenticato di realizzare. E Società Libera, nella sua infestazione, non può che far richiamo all'opera tradotta in italiano come La Società Libera di Friedrich von Hayek, The Constitution of Liberty del 1960, che è un po', se vogliamo, la filigrana oltre la quale leggere la mia presentazione quest'oggi. C'è un debito, diciamo, intellettuale nei confronti del grande economista austriaco, e anche perché è uno dei presupposti, quelli che io chiamo presupposti epistemologici della nostra posizione liberale e sulla quale credo sia opportuno interloquire quest'oggi. Noi in realtà non siamo Cassandre, dico sempre, perché non abbiamo capacità eliminatorie, noi ci limitiamo semplicemente a fare una specie di stato dell'arte su diversi settori. Infatti il rapporto ha un ampio ventaglio di settori che sono stati oggetto di indagine. E in realtà, più che Cassandre, è sempre una specie di barometro del tasso di
libertà economica e libertà sociale in Italia, Barovero, che devo essere sincero, dovessimo dare un giudizio sintetico di questi 11 rapporti, apparirebbe quasi rotto e stazionato sul maltempo, perché ovviamente di aria nuova dal suo punto di vista se ne vista poca. Perché? Perché anche nel periodo aureo della ritrazione dello Stato nell'economia, il periodo che inizia nel 92-93, il periodo cosiddetto delle privatizzazioni, ovvero come usa tanto dire oggi in moda, il periodo nel quale si comincia la riduzione del perimetro dello Stato, in realtà l'Italia non ha governato questo fenomeno, lo ha subito, perché infatti molte delle colpe che vengono attribuite alle nostre ricette o proposte economiche sono in realtà colpe derivati da questa subitanza, dall'incapacità culturale di prevedere, quindi guidare il processo di privatizzazione e di privatizzazione della società e dell'economia. Dico sempre, anche se esistono dei dati socio-economici sensibilmente diversi, che non è mai un caso che lo Sherman Act, cioè la disciplina antitrust americana, data 1890. La legge sull'antitrust italiana, tra gli altri parliamo in sala uno dei suoi iniziatori, allora il ministro dell'industria Enrico Zannone, che ringrazio per la partecipazione e per la presenza, data un secolo dopo. A metà strada ci sono i trattati di stile della Comunità Europea che iniziano il processo di apertura anche dell'Italia sulla liberazione degli scambi prima e poi con i trattati di stile della Comunità Europea a un'economia di mercato vera ed efficace. Ma questa cultura del mercato è sempre stata vista con sospetto, con diffidenza. Non è un caso, infatti, che nel dibattito pubblico si sono sempre evidenziati i limiti culturali che erano anche partito della disciplina economica del testo costituzionale, dove citavano un autorevolissimo uomo delle istituzioni, ma anche docente di diritto costituzionale Giuliano Amato, è sempre emersa la diffidenza da parte anche del legislatore costituente nei confronti dell'economia di mercato. Il compromesso è un compromesso necessitato, ma questi deficit culturali secondo noi evidenziano moltissimo gli esiti di questo processo, che sono secondo noi sottostimati. Parlavo prima dei presupposti epistemologici di un'economia aperta, di una società libera. Ecco, uno degli errori principali che si può addossare alla cultura che negli ultimi 20 anni ha subito il processo di apertura della società italiana è quello di aver fatto troppo affidamento sul mito dell'economia di mercato come un sistema necessariamente efficiente, come un sistema di concorrenza perfetta, realizzabile. In realtà questa è una semplificazione dovuta ad un approccio matematico-economicistico che poco aveva a che fare con la realtà del fenomeno sociale, che noi chiamiamo ordine di mercato. Infatti il vero presupposto sul quale e per il quale un'economia di mercato non è la perfezione, ma il suo esatto contrario, l'imperfezione. È l'ignoranza degli individui, di qualsiasi individuo, sia dell'individuo che opera nel mercato e anche di chi regolamenta il mercato, perché ovviamente nessuna persona seria, nessun liberale serio pensa che il mercato sia una specie di scacchiera che tirata in aria per usare la metafora di Adamo Smith, cade a testa con tutti i pezzi in ordine. È un sistema di regole. Ma questa ignoranza è il presupposto per comprendere quali tipi di interventi sono favorevoli all'apertura della società e quali invece rischiano di produrre effetti cosiddetti intenzionali, cioè effetti che non sono previsti dal legislatore, ma che in realtà poi producono un certo scarto tra le proposte e tra le ambizioni del legislatore che interviene con le riforme e quelli che poi sono i risultati realizzati, sono spesso al di sotto delle aspettative. Diceva appunto Hayek che in questo, nel volume The Constitution of Liberty, la società aperta, siamo raggiunti nel suo secondo capitolo, che era appunto intitolato Le capacità creative di una società libera, siamo raggiunti al punto in cui la tesi principale di questo capitolo di Hayek sarà facilmente comprensibile, ed è che il valore della libertà individuale poggia soprattutto sul riconoscimento dell'inevitabile ignoranza di tutti noi nei confronti di un gran numero di fattori da cui dipende la realizzazione dei nostri scopi e del nostro benessere. Io non vorrei sembrare offensivo nei confronti degli ospiti, soprattutto rappresentanti delle istituzioni, anche perché in me non c'è mai stata nessuna verità antipolitica, come non so dire quest'oggi,
ma a me piace citare, oltre ad Hayek sul punto, ciò che scrisse un grande giurista e storico del diritto inglese, Friedrich Peter Maitland, proprio rivolto ai governanti, che diceva: consapevoli dobbiamo restare che l'argomentazione più potente sui limiti del potere di governo è proprio quella basata sull'ignoranza, l'inevitabile ignoranza, dice Maitland, dei nostri governanti. In realtà è un elogio socratico questo fatto anche da Maitland, ma questo è un punto che spesso, ripeto, la nostra ansia di riforma produce una sorta di incontinenza legislativa. Io parlo da giurista, anche se non pratico il diritto penale, il tipico esempio è quella che i penalisti chiamano la funzione simbolica espressiva della normazione. Fatto di cronaca, intervento legislativo, che tecnicamente non può punire il fatto di cronaca avvenuto, serve per rasserenare l'opinione pubblica. Ecco, questo è uno dei presupposti, secondo noi, che emergono, che producono una complessità crescente del sistema normativo che regolamentare, con i costi sociali ed economici che questo poi comporta. Nel rapporto, tra l'altro, presentato Città Libera, c'è una parte molto dettagliata, curata sia sugli effetti che questa normazione produce, il punto corruzione e incentivazione della corruzione, e quelli che sono poi invece i costi di gestione amministrativi, economici e sociali della complessità normativa. Un altro dato che secondo me meriterebbe di essere opportunamente stigmatizzato è quello della pretesa di individuare una sorta di indice di produttività dei parlamenti sulla base del numero di leggi che riescono a approvare. Questa è una pretesa assolutamente sciocca, secondo noi, perché in realtà il buon legislatore è quello che interviene quando è strettamente necessario, non dimostrando un iperattivismo che spesso rende anche per chi occupa professionalmente nel settore del diritto assolutamente incerto di spiegarsi nelle matasse normative e regolamentari con le quali abbiamo a che fare. Ciò che viene poi, e questo è il punto sul quale poi vorrò cedere la parola prima al senatore Sacconi e poi agli altri interlocutori quest'oggi, quello che viene in gioco è l'idea di rappresentanza politica che noi abbiamo in mente. Perché tra i tanti modelli possibili di rappresentanza delle istituzioni politiche, a me piace semplificarne sempre due come alternative. La rappresentanza degli interessi, tipica dei modelli corporativi e neocorporativi, e la rappresentanza generale, tipica, diciamo, del modello liberale. Il modello corporativo, che noi abbiamo visto nella sua fase più oppressiva, era quello ovviamente legato all'ambiente fascista, ma che non fu un accidente della storia. Fu un modello che sotto forme diverse è perdurato per moltissimi anni successivamente, ed era un modello fatto proprio dalle socialdemocrazie dell'Europa occidentale. Socialdemocrazie che fino alla fine degli anni 70, fino al momento in cui si inclina questo consenso socialdemocratico, avevano fatto sì che tutte le volte si alternavano al governo, conservatori o progressisti che fossero, facevano proprio questo modello di concertazione esasperata nella risoluzione dei conflitti sociali. L'alternativa è quella del modello appunto di rappresentanza generale. La rappresentanza generale si dà il presupposto che è il politico che spetta di comporre e ricomporre i singoli interessi individuali, collettivi, generazionali, siano essi organizzati o meno, e farne insegnare alla storia del politico una sintesi che si chiama per l'appunto interessi generali. Su questo si dovrebbe forse condurre la battaglia tra fazioni, non sul tentativo di ingraziarsi o di introdurre le strutture organizzative del potere in un'attività assolutamente lobbistica. Perché? Perché poi alla fine quello che io temo sempre è che si produca una specie di rinnovato consenso socialdemocratico, se mi passano il termine, cioè per cui di fatto è più bravo chi ha le maggiori relazioni, le migliori intrature, e quindi prosegue nella sua mobilità sociale, non chi è più bravo o più competente, ma chi è meglio introdotto e meglio conosciuto. E su questo non c'è immagine più bella, secondo me, di quella stigmatizzata da Ludwig von Mises in primi anni 60, quando diceva: perché si chiedevano von Mises, i cosiddetti uomini d'affari tendono verso il progressismo, verso il socialismo, cioè. Il ragionamento che questi conoscevano era semplicissimo: io sono diventato un uomo d'affari affermato socialmente e economicamente molto potente, ma sono sottoposto a un rischio quotidiano di essere spodestato dalla mia posizione sociale ed economica.
in una società socialista un po' organizzata, perché questo è il punto, dove io saprei sicuramente con i miei talenti stringere le mani giuste o conoscere le persone adeguate, otterrei lo stesso livello di ascensione sociale, ma non correrei mai il rischio di essere spodestato. E questo ovviamente era la giustificazione per convincersi che questa struttura sostanzialmente porta la vita. Chiudo sul punto dicendo che, e quindi poi cedo la parola ai nostri interlocutori, che quello che deve essere opportunamente valutato è proprio questo contenuto, secondo me, del presupposto dell'intervento normativo. E quello che deve essere valutato è se spesso da parte anche di chi interviene, non a caso abbiamo come interlocutori i rappresentanti del Parlamento e ovviamente coloro che sono i fidati interlocutori dei rappresentanti parlamentari o dei tecnici come il professor Capardo, se in questi casi spesso l'ansia di intervenire non produce risultati incredibilmente peggiori rispetto a quelli che ci sarebbero voluti produrre. E se spesso in realtà si perde di vista quello che è il modello, come dicevo io, di alternatività tra il modello di rappresentanza autoritativa e quello di un modello di rappresentanza diciamo, più liberale, e quindi si tende a prediligere, come è venuto, lo dico in prima persona, nel caso della riforma della professione forense, dove in realtà il testo normativo è un testo scritto sul diritto tua, lo dico assumendo le mie responsabilità, diciamo, antropologiche, sotto diritto tua della professione forense. E quindi non ci potrebbe essere nulla di più e nulla di meno di quanto il Consiglio Nazionale Forense non volesse vedere reintrodotto una legge che, come dico io, piuttosto che vedere approvata, era meglio che avesse legge precedente, perché noi abbiamo avuto la speranza o l'aspettativa di avere una legislazione un po' più moderna di quanto oggi invece ci possa sembrare, se non fosse che datata al 31 dicembre 2012. Grazie molte e su questi temi cercherò di sollecitare i nostri interlocutori quest'oggi. Ci vedo intanto la parola al senatore Maurizio Sacconi. Innanzitutto l'attività di società libera è significativo che sia pervenuta al suo 11° rapporto e svolge quindi una funzione utile nell'evidenziare periodicamente e insistentemente i limiti del nostro contesto istituzionale e i limiti entro i quali si può esprimere in conseguenza anche una vitalità sociale che ove liberata sarebbe certamente in termini maggiori di quanto oggi registriamo motore di crescita. Io credo che la crescita possa essere solo il risultato, soprattutto in una nazione come la nostra, il risultato di una mobilitazione generale di energie vitali che nella nostra esperienza non sono concentrate, ma sono quanto più diffuse, quanto più distribuite. Non ho mai pensato che alle patologie che nei luoghi spesso si manifestano, i disavanzi, debiti accumulati di molti nostri enti locali o di nostre aziende sanitarie o l'evasione fiscale che certo rimane una piaga nel rapporto tra il contribuente e l'amministrazione, che queste patologie possano giustificare un approccio neo-giacobino alla soluzione dei nostri problemi, che cioè che le patologie dei luoghi possono possano produrre una desertificazione dei luoghi stessi. Io sono convinto nello spirito che noi abbiamo tanti luoghi che hanno fatto questa nazione, in questi luoghi c'è uno spirito che deve essere liberato e non mortificato da approcci centralistici. Condivido perfettamente le considerazioni sulla produzione legislativa torrenziale, sul fatto che essa molto spesso è originata da una patologia e che nel nome di quella patologia ci si illude di poterla assorbire e poi descrivendone altre di poterla ancora assorbire attraverso una regolazione esasperata dei comportamenti umani che invece devono essere quanto più responsabilizzati nella loro autonomia. Nel campo di cui mi occupo la legge Fornero è una sorta di
paradigma di quanto sto affermando, si sono ipotizzati, anzi si sono chiesti i servizi ispettivi del lavoro quali fossero le patologie corrispondenti alle forme flessibili di lavoro e quelle patologie che avrebbero potuto costituire criteri direttivi per l'attività ispettiva sono diventate il motivo di irrigidimento di tutti i rapporti di lavoro. Cioè per colpirne uno si sono inibiti mille ad assumere, ad intraprendere, ad allargare l'attività, a confermare rapporti di lavoro. Se c'è una tecnica legislativa che a mio avviso è stata manifestamente fallimentare nei suoi effetti immediati, non abbiamo avuto bisogno di tempo per vedere gli effetti di un intervento che classificherei per la definizione neo-giacobina, che ha immediatamente generato effetti negativi sul mercato del lavoro, accelerando cioè in termini prociclici quello che stava accadendo. Così come mi avvicino al godimento quando sento critica al capitalismo relazionale. Vi ricordo che lei a Roma come dire capitale del capitalismo relazionale e quanto qui c'è, devo dire, qui la propensione è molto diffusa e molto sentita quando c'è proprio nella nostra però dette queste considerazioni sulle nostre queste condivisioni delle nostre patologie, il mio contributo in questo momento mi sento di darlo soprattutto sotto un profilo. Noi non possiamo girarci dall'altra parte rispetto a quello che a questo punto io considero il cuore della patologia italiana e la negazione dello Stato di diritto, l'evidente abuso di potere che si è via via con una progressione geometrica prodotto in ambito giudiziario. La regola non è più certa, non è minimamente certa, la giurisprudenza non è minimamente prevedibile e il diritto d'impresa è stato aggredito con modalità eclatanti che rispetto alle quali noto disattenzione, distrazione anche da parte delle organizzazioni di rappresentanza dell'impresa stessa per una ragione semplice che si chiama paura. Si chiama paura, c'è paura in giro. E io adoro che la libertà rooseveltiana, che veniva definita appunto la libertà dalla paura, perché anche io ho paura, abbiamo paura. Ciò che chiamiamo complessità burocratica a questo punto è la paura di firmare, di assumere la responsabilità di una decisione. E anche quando semplifichiamo il procedimento, esso viene reso complesso da una dirigenza pubblica che legittimamente cerca il conforto di pareri anche non richiesti perché ha paura. Oggi un poliziotto non tira fuori la pistola nemmeno di fronte a Palazzo Chigi, oddio, o quando gira un picconatore per lungo tempo nelle strade di Milano, perché ha paura. Un medico ci pensa su molto prima di realizzare un intervento emergenziale, opinabile di per sé nelle condizioni magari eccezionali in cui si deve produrre, perché ha paura, per non dire delle vicende, la vicenda dell'ILVA. Non possiamo qui parlare di società libera, di società liberale, fingere di non vedere che è accaduto che sia stato presentato all'esame del Parlamento un provvedimento per cui sulla base della sola iniziativa di una sola iniziativa della procura o di un giudice di un PM senza contraddittorio il governo può decidere il sequestro dell'impresa e dei beni degli azionisti con provvedimenti che sono a mio avviso angoscianti nel caso di specie, ma sono ancora più angoscianti per ciò che potrebbero indurre ulteriormente. O come non vedere quando il giudice di Roma, un giudice di Roma, perché Pomigliano è in provincia di Roma, come
come voi sapete, decide un'imponibile di manodopera ideologizzata in un certo senso che deve essere assunta dalla Fiat dopo aver spostato una produzione dalla Polonia all'Italia, coraggiosamente, e realizzando il più moderno impianto con caratteristiche ergonomiche uniche di manifattura dell'auto. O come non vedere condanne che si riferiscono a responsabilità in materia di sicurezza nel lavoro riferite a tempi nei quali l'impiego di determinati materiali non era proibito in Italia, ma solo se ne discuteva in convegni scientifici. Come non vedere, cioè, noi parliamo di società libera, ma siamo tutti attaccati al muro. Io mi auguro che inizi una discussione più pubblica e più coraggiosa a questo proposito, alla ricerca soprattutto del contrasto dell'abuso di potere e dell'affermazione dello Stato di diritto e dell'affermazione di un diritto, sia della persona fisica che della persona giuridica, che è costantemente reso quantomeno incerto, insicuro. C'è una diffusa fuga dalla responsabilità, perché la società che insistentemente voi auspicate e descrivete è una società evidentemente della responsabilità. Voi invocate, esaltate la responsabilità e l'autonomia che la sostiene, lo spazio autonomo che la sostiene, ma come ci può essere responsabilità, capacità cioè di rispondere in un contesto così insicuro come quello che si sta producendo e che deve dare vita ad una nuova stagione, io mi auguro, di discussione a questo proposito tra uomini liberi, perché si possa davvero costruire un contesto nel quale quelle energie vitali di cui prima parlavo e che nella nazione ci sono, che nonostante tutto resistono, che sono tentate però di abbandonare il nostro paese e alle quali non si aggiungono investitori esteri in queste condizioni, però tutte queste energie vitali si possono esprimere. Grazie e buon lavoro. Sono venuto tra l'altro punti tutt'altro che banali, cioè uno, quello che è oggi noto come il processo per il quale si sta verificando quella che Kim Kroll negli Stati Uniti chiamava la defensive medicine, no? Per cui i medici, questo è un dato oggettivo, in virtù tra l'altro di una interpretazione giurisprudenziale che è anche importata, vengono spesso sottoposti a un onere probatorio in sede giudiziale difficilmente realizzabile, con costi tra l'altro poi dal punto di vista dell'indennizzo tutt'altro che marginali, sia nei sistemi sanitari regionali in cui l'onere viene trasferito in prodotti assicurativi tradizionali, sia in quei sistemi, parlo io che potrei scrivere più o meno da Trieste, dove in realtà si opera tramite una socializzazione dei costi del vaccino centrale, soprattutto per i primi rischi. E, ovviamente qui, introducendo poi come nostro interlocutore il professor Capaldo, entriamo in quello che è il modello di non ordinario, abbiamo detto su questo credo che conveniamo tutti, di capitalismo, il capitalismo relazionale, per rassicurare il senatore Sacconi, devo essere sincero che io vengo da una piccola Trieste, che non è certo un modello di società fluida da questo punto di vista, anche se lì di attività di impresa sono veramente molto poca ormai. Ma dove anche noi le relazioni sono un dato particolarmente utile da coltivare dal punto di vista dell'ambizione personale. Ecco, i costi del capitalismo tradizionale relazionale, dal punto di vista delle sue ripercussioni, sia come incentivo alla corruzione, io sostengo sempre la tesi neoliana che la corruzione si combatte meglio riducendo il ruolo della pubblicizzazione piuttosto che non sanzionando con le leggi penali, però enuncia questa normativa che sono uno degli altri sottoprodotti di questa spesa di allargamento su quel discorso. Io devo dire la verità, non conoscendo la società libera, finché la professione Sottoscani non mi ha invitato a presentare questo rapporto. Poi ho letto in tanti rapporti che si sono susseguiti negli anni e mi sono reso conto che
importanza del società libera e anche del genitore civile, delle persone che hanno. Credo che società libera, come azionata molto produttore, ma se è consentito, io direi che sarebbe molto se all'analisi, alla, unisse costantemente la proposta. Non che proposte non ci siano, perché anche in questo rapporto sono molte, molte proposte, ma secondo me le proposte dovrebbero essere un po' più incisive e secondo me anche forse un po' più provocatorie. E qui quello che diceva il senatore Sacconi è sempre molto importante, cioè di andare fatti meno ideologie più fatte, cioè di vedere come si possono risolvere alcuni problemi giustamente interni. Ora direi che è largamente condiviso ormai l'idea che una, a mia parola è largamente condivisa l'idea che della soggettività da vari punti di vista di una società che dà l'altro spazio di persone, alle iniziative individuali. Sotto questo aspetto direi che la battaglia sui vicini si può dire vinta. Mi rendo conto che battaglie come queste non sono mai definitivamente vinte, per il resto lo trovo anche il fatto che se guardiamo la situazione del nostro paese, se guardiamo la situazione del nostro paese, ci rendiamo conto che nonostante tutto quello che si dice, tutto quello che a parole si fa, noi siamo sempre più oppressi e direi schiacciati da una burocrazia ossessiva, di una burocrazia implacabile. Quindi effettivamente bisogna da un lato riconoscere che cercare di uscire almeno a parole che qui sono state raggiunte, ma invece bisogna fare molto sul piano dei fatti. Quindi eviterei di tingere forse di eccessivo ideologismo in dibattito sulla società e affronterei quindi i singoli problemi, i singoli temi e vedere che cosa effettivamente si può fare perché certi principi possono essere liberati. Quindi io darei meno spazio ai principi astratti, filosofici, sicuramente, e darei molto più spazio alle cose di meditare di oggi che comunque si possono e si devono fare. Secondo me il termine liberalizzazione contiene un innegabile carica suggestiva, un innegabile carica, se volete, anche emotiva, evocativa. Tutto questo va bene finché noi discutiamo in termini generali della questione e finché noi facciamo riferimento alla liberalizzazione come motivo ispiratore di una politica. Se però noi scendiamo, diciamo, scendere i dettagli, ce ne rendiamo conto che le cose sono di fatto pacifiche. Nel senso che con le liberalizzazioni si intendono cose diverse o perlomeno molto c'è una certa confusione su questo tema e in questo senso non consentitemi di fare qualche riflessione. In primo luogo dobbiamo renderci conto che in materia di liberalizzazione appunto circolano molti luoghi comuni e questi luoghi comuni vanno superati non tanto affermando un principio della superiorità di una società libera, quanto dimostrando come e perché è una società che sta più alle persone, più di noi allo Stato, più di noi, questo è il punto. E qual è uno dei luoghi comuni che circolano, nel senso che noi magari ce ne rendiamo conto? È che liberalizzare un'attività, un servizio, una qualche attività, significa secondo di più affidarla invece raggiungibilmente alla logica più forte, alla logica dello scambio. Il secondo punto comune connesso con questo è che l'interesse generale non può essere tutelato attraverso la presenza diretta dello Stato. Sappiamo tutti che non è vero. Però questi luoghi comuni ci sono, contro questi luoghi comuni noi dobbiamo energicamente combattere. La concetto di liberalizzazione, soprattutto quando ci si riferisce ai servizi pubblici, è implicita l'adozione delle regole, quindi tutta la partita si gioca sulle regole. Allora bisogna però anche lì provare, se volete, semplificativamente attimo, a spiegare come potrebbero funzionare alcune cose, piuttosto che fare una battaglia di principi. Quindi la liberalizzazione non va intesa come talora sembra essere intesa come un implicito, come dire, scambio baratto tra la libertà di iniziativa dei singoli e la solidarietà. Nel senso che io devo, se voglio allargare la libertà,
non posso che fatalmente ridurre la sfera di solidarietà. Non è vero, anche questo non è vero, anche questo va spiegato. Cioè, ha detto, ma messo in evidenza è come e perché, ecco, io posso raggiungere il livello di solidarietà che voglio in un contesto di libertà. Non posso, non sono un tempo. E invece vengono un po' vissute come, vengono un po' vissute come anche la libertà. D'altra parte, quando anche sono anche i rischi di una gestione incide di monopolio pubblico. Il monopolio pubblico non è meno per la gestione del monopolio privato. La stessa disattenzione all'efficienza, la stessa disattenzione alla consumatura, la stessa disattenzione ai costi. Ecco, per chiarire questo concetto faccio qualche esempio. Ora, in materia di sanità, credo che sono tutti d'accordo sul fatto che nessuno deve poter assicurare una conquista di questa, deve poter assicurare indipendentemente dal corpo di partito. Chiarito questo punto, tutti i resti di ingegneria. E lo Stato deve dire che cosa vuol fare, deve stabilire le regole, deve dire come vuole intervenire a favore dei soggetti più deboli. Dopodiché sono i tecnici che si devono mettere a lavorare per trovare la soluzione migliore. Poi io credo che accanto alla formula che attualmente usiamo in Italia, anche pubblica per esempio, praticamente, è sostanziale. Non è in situazione di questi modi loro sono certamente migliori rispetto all'azione diretta dello Stato. Però, ecco, questo bisogna dimostrare. E noi stessi abbiamo la tendenza ad affermare il principio, ma non dimostrare. Cioè, se noi potessimo dimostrare che oggi la spesa pubblica, facendo delle simulazioni con un sistema diverso, la spesa per la sanità potesse diminuire dell'8%, del 10%, avremmo messo un punto fermo. Invece, noi continuiamo con questa battaglia di principi, che però sì, la gente per ascolto un po' nuovo, un po' riassimile, un po' no, ecco, ma lo facciamo mai il segno. Allora secondo me per lasciare il segno bisogna andare concretamente sulle cose. E lo stesso discorso da scuola. Anche qui siamo tutti, siamo largamente d'accordo sul fatto che lasciare una certa libertà in materia sia un modo positivo. Però bisogna poi vedere concretamente come può funzionare il sistema. Scuola in un certo senso di classe. Ecco, lo Stato deve dare le regole, lo Stato deve dire come intende intervenire a favore dei centri più deboli, e poi è un problema di ingegneria organizzativa per il percorso. Questo è un punto su cui, secondo me, bisogna insistere. E sulle sanità sono due, ho fatto questi due esempi, poi ne farò un altro, visto. Le scuole della sanità sono due esempi nei quali direi che proprio la creatività della persona è importante. Quindi vanno introdotte dosi di creatività della persona, ma vanno introdotte facendo proprio dei dettagli, perché se no questi discorsi ormai sono anni e anni e anni che facciamo, e il risultato è stato pratico, non è possibile poco, perché se non usare l'espressione tendiamo a rendere ideologico il discorso, questo discorso deve essere portato su. Vedete, ma l'ultimo aspetto che vorrei portare è questo. Vorrei parlare, come non se ne parla mai, vorrei parlare un po' di liberalizzazione rispetto al diritto, il diritto o la resa dei tedeschi, che la Costituzione si apre con la cosa, si apre con l'articolo 1, io sempre un po' questo si apre con l'articolo 1 che benissimo, ma lo ripeto, poi c'è l'articolo 4 che dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivi i diritti del personale. Ecco, allora non mi pongo, ma questo diritto in Italia esiste, è tutelato, e che cosa avanzare un più di proposito? Io mi sono domandato nel gesto di rapporto, ma in generale, mi sono domandato perché. Questo argomento non mi manco fare. Ora, se c'è un settore che andrebbe liberalizzato, quello che si dice, perché in questo settore non è qualcosa che abbiamo.
indipendentemente poi dal fatto che queste regole tutelino o non tutelino tutti gli altri. Per esemplificare, oggi come oggi ci sarebbero persone disposte a lavorare a persone diverse da quelle che si deputatizzano. E ci sarebbero delle aziende disposte a certe condizioni a darle. Ma non mi sento nulla, non lo possono fare. Di fatto è inedito. Allora la domanda è, d'accordo che il contraente più debole del lavoratore deve essere tutelato, non stiamo discutendo, è troppo ovvio per essere tutelato. Però è possibile che non ci sia qualcosa di meglio di quello che succede oggi? Cioè qui non è tanto, io non discuto su un monopolio dell'asse di Stato sindacato, io questo monopolio lo posso anche accettare. È la gestione di queste situazioni monopolistiche che lascia perplessi. E oggi come gestita questa situazione? O più o meno così. E indirettamente si stabilisce un livello di protezione sociale. Dico indirettamente perché proprio indirettamente. Se ci fa, insomma, il lavoratore dovrebbe essere protetto. A parte il fatto che la protezione sociale del lavoratore, chissà perché, viene sempre scaricata sulle imprese, mentre invece sarebbe bene che una parte fosse anche riversata sulla fiscalità generale. Ma comunque, a parte questo aspetto, che si stabilisce empiricamente il livello di protezione e poi il numero di posti di lavoro diventa, noi tutti possiamo constatare, una variabile di tipo residuale. Allora io dico benissimo, accettiamo pure questa situazione di monopolio, una condizione, e l'asse, diciamo, stato sindacato, per dire solo sindacato, è stracciacato dei problemi di tutti coloro che cercano il mondo. Non sono tanto. Perché se no qui bisogna immaginare qualche altra soluzione per tutelare e difendere questi monopoli. Allora, concludo. Io ho visto con attenzione questo rapporto precedente, eccetera, e se mi consentito vorrei appunto risultare ad essere più incisivi, più concreti. Va bene, non dico. Ma in principio a una parola c'è un consenso abbastanza diffuso. Bisogna vedere come determinare questo principio. Io ho voluto non a caso portare, perché sono ai limiti dello scandalo della questione del lavoro. Se c'è un settore nel quale una liberalizzazione sarebbe necessaria questa, o dove c'è un settore nel quale bisogna diventare delle regole diverse, questo, cioè va bene anche il monopolio, se si dimostra che questo monopolio è indispensabile per tutelare il concreto più importante. Non lo so di questo. Ma mettiamo che sia vero. Allora la gestione del monopolio non può essere fatta in modo più viene fatta, ma perché allora raccomanderei di fare un po' battaglia di questo, alzare un tema e non mollarlo finché non si è sottenuto qualche risultato. Poi se lei voleva qualcosa di più specifico. Ha dato una parziale risposta a uno dei temi che infatti abbiamo sollecitato la riflessione. Quello che impone, cioè il problema del diritto del lavoro e della struttura di rappresentanza del mercato del lavoro, è uno dei temi istituzionali, secondo me, che è opportuno chiarire. Cioè la rappresentanza degli interessi seleziona dei pretesi portavoce di quegli interessi. E allora sul presupposto del criterio di cosiddetta rappresentatività sindacale, per cui noi riteniamo che, dati non alla mano perché su questi sindacati sono gelosissimi, il sindacato A, B e C rappresenti il 78% dei lavoratori e quindi in grado di poter essere l'interlocutore della negoziazione. Io su questo sono d'accordissimo, nel senso che questo è uno dei tanti problemi che nella mia conclusione ho cercato di individuare come temi che devono essere inquadrati almeno concettualmente, non per solo una battaglia di principi, ma perché se noi non abbiamo ben in chiaro, secondo me la nostra prospettiva è una prospettiva che può aiutare a comprendere qual è il beneficio infatti di questa rottura, di questa impostazione di una realtà rappresentativa che non è reale. Perché? Perché a fronte di quel 78% di pretesa rappresentatività noi abbiamo un 22% e i numeri li do generosamente in favore delle rappresentanti sindacali che invocano il criterio di rappresentatività della contrattazione collettiva nazionale del lavoro, di non rappresentati. Perché il vero problema, che è il problema anche della scuola, è inutile fare
far valutare i professori e gli atenei dagli studenti. Gli atenei e i professori andrebbero valutati dai laureati dopo 5-10 anni da quando hanno conseguito il titolo, per vedere se effettivamente quel titolo di studio è stato utile per accedere al mercato del lavoro. Questo è un punto essenziale. E anche su questo, un rinnovato ruolo delle rappresentanze sindacali, non più come rappresentanza collettiva, ma come assistente individuale del lavoratore per poter negoziare condizioni individuali, speciali delle lavoratorie, è un tabù? Benissimo, noi che partiamo da una prospettiva individualistica ne stiamo parlando. E ho molto apprezzato, e su questo tra l'altro vorrei che l'interlocuzione proseguisse con l'onorevole Gentiloni, in riferimento al concetto di egoismo barra solidarietà. Non è successo, o meglio, di individualismo e come contrapposto alla solidarietà. Non è assolutamente vero. Il buon vecchio Popper insegnava che il contrario dell'egoismo è la solidarietà e il contrario dell'individualismo è il collettivismo. I due termini non sono opposti. E questo è un punto che una battaglia di idee, io credo, o meglio, l'affermazione, la chiarificazione di questi presupposti sia utilissima, perché altrimenti non siamo in grado di governare i processi di riforma e li subiamo. E su questo vorrei che dovremmo intervenire con Grazie. Ciao, salutiamo quindi il senatore Sacconi e cedo la parola quindi al momento sì. Gentiloni, che su questi punti vorrei che magari approfondisse c'è prima dei studenti del studio del professor Cataldo il tema della nostra discussione. Sì, io vi ringrazio, naturalmente anch'io mi aggiungo alle congratulazioni per il lavoro che viene fatto dalla società Libro per il rapporto. Ma io vorrei fare una considerazione generale con un paio di esempi. La considerazione generale, per la verità, parte da uno stimolo delle cose che ho ascoltato dal professor Cataldo e che, mi scuso con lui in anticipo, utilizzo un po' così strumentalmente per il mio ragionamento. Sono convinto che lui in buona parte condivide quello che io mi accingo a dire. Fermo restando che io sono con lui a dire concentriamo se possibile l'attività di chi lavora nei diversi think tank o nei partiti o nei gruppi parlamentari sulle policies, rendiamo più incisive le proposte che traducano questi principi. E tra l'altro il professor Cataldo l'ha fatto su diversi temi in questi ultimi mesi. Nel rapporto si fa riferimento su vari aspetti, a questo, sia sul tema dell'abbattimento del debito pubblico, sul tema della giustizia, ci sono. Ma la premessa, siamo sicuri, questo dico lo uso un po' strumentalmente, che sia vero. È stato vero per alcuni anni, no? Che c'era una dialettica tra principi condivisi e realizzazioni, tutto sommato, deludenti, insoddisfacenti. Cioè, in fondo, l'idea liberale, che nel 1900 era stata molto minoritaria in questo paese, aveva vissuto nell'ultimo periodo del 1900 e all'inizio del nuovo secolo una improvvisa popolarità, questo è vero. Era condivisa praticamente. Addirittura la partenza delle due principali forze politiche che noi abbiamo in Italia, la partenza di Forza Italia nel 1994 e la partenza del Partito Democratico nel 2007, per certi versi avevano sottintesa una sorta di coinè liberale che le teneva in sé. La mia sensazione è che oggi siamo in un'atmosfera dal punto di vista culturale completamente diversa e penso che quindi non sia così arretrata la necessità di una battaglia anche sui principi culturali. Cioè la mia impressione, la dico brutalmente, è che
la crisi di questi ultimi due o tre anni rischi di quasi spazzare via molte idee liberali che avevamo date per consolidate, quasi un infanticidio nel nostro sistema politico-culturale, no? Perché veniamo da un secolo in cui le grandi culture dominanti, nonostante i naudi del nostro paese, erano state la cultura, vabbè, sappiamo, una fine di questo secolo in cui anche per la contaminazione europea si erano affermati alcuni principi generali, ma oggi io non mi sento di dire che questa, oggi, intendo negli ultimi due anni, nel mezzo della crisi più grave che vive il nostro paese, forse dal dopoguerra, che questi principi siano principi condivisi. E quindi non sono convinto che la frontiera politico-culturale sia, come è stata in effetti per 10 anni, tra enunciazioni e policies, enunciazioni tutto sommato condivise e poi policies che producono la riforma forense di cui prima parlava il nostro moderatore, dettata dal Consiglio dell'Unione. Lo sfondamento grillino è uno sfondamento liberale, è il primo partito italiano, appunto come singolo partito. Dentro anche partiti più consolidati, mi sembra che si sia fatta strada nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, ma soprattutto nell'ultimissimo periodo, l'idea che soltanto da una moltiplicazione degli interventi, delle politiche pubbliche, ma non solo in economia, anche sul terreno della produzione normativa di cui parlava il nostro moderatore, e della conseguenze che possono esserci dal punto di vista dell'abuso di potere di cui parlava Sacconi, e che non riguardano solo la giustizia, riguardano la burocrazia, riguardano la privacy, pensate a tutto quello che ruota attorno all'incredibile massa di conoscenza sulla vita delle persone che oggi possiedono alcune grandi multinazionali, ma anche alcune grandi aziende italiane. La condizione più diffusa oggi nel ceto politico italiano è che solo un accresciuto ruolo dell'intervento pubblico in economia, magari accoppiato a un tono di voce più alto nei confronti della signora Merkel, può risolvere i problemi del paese. E circola la nostalgia dell'Iri, ma non credo che sia solo una mia considerazione, no? Qualsiasi discussione a cui chiunque di voi partecipa a proposito del ruolo della Cassa Depositi e Prestiti sfocia in una roba che nessuno ovviamente chiama rifacciamo l'Iri, ma che sostanzialmente ha dietro un'idea, no? Per cui c'è la crisi dell'Ilva, c'è la crisi di Telecom, c'è la crisi dell'Alitalia, c'è la crisi che cosa si fa? Allora io sono convinto che l'attività di qui ci sono, c'è Valerio, ci sono persone che sono battute su questi temi per decenni, oggi sia particolarmente preziosa anche sotto il profilo culturale. Lo dico con una impostazione ovviamente complementare alle cose che diceva prima il professor Cavallo, ci mancherebbe, no? Perché se poi metti misure sulle policies non esisti. Però attenzione, e non credo che sia un problema che riguardi solo il partito di cui io faccio parte, il Partito Democratico, dove ci
sono delle componenti molto molto rappresentative, forti, che teorizzano, che scimmiottano Margaret Thatcher teorizzando che l'individuo non esiste, ha scritto in documenti fondamentali della nostra discussione interna, la società e tutto, l'individuo non esiste, non sarebbero state, e che vedono nell'esperienza di una certa sinistra liberale a cavallo alla fine degli anni 90 uno spauracchio da combattere, ma non sono posizioni marginali, sono posizioni molto consistenti nel dibattito europeo, perché lo sono naturalmente per il disastro che si è prodotto negli ultimi due anni, ma che rischia di trascinare con sé una, prima dicevo scherzando, un infanticidio, ma una negazione di alcuni principi che sono diventati condivisi soltanto negli ultimi vent'anni in Italia e che improvvisamente cominciano a essere messi in discussione in modo molto molto radicale. Quindi io credo che sia fondamentale per chi poi è impegnato in politica, e noi cerchiamo di farlo nel Partito Democratico, penso che un pezzetto della sfida del sindaco di Firenze Renzi riguardi anche questo punto, è la restituzione della piena cittadinanza dell'idea liberale anche in un momento, non è un'idea per momenti di vacche grasse, non è un'idea soltanto per non è un'idea spazzata via dalla crisi. È vero che la crisi suscita domanda di protezione sociale, domanda di intervento dello Stato, domanda di paura, prima usava questo termine Maurizio Sacconi, la crisi determina paura, paura sociale, paura economica, ma la reazione non può essere una negazione di quello che si è affermato faticosamente in questi ultimi 15-20 anni e che poi ha fatto molto fatica ad essere messo in pratica. E su questo concludo facendo solo due esempi. A me ha colpito, per fare uno dei due esempi, che nell'ultima relazione dell'avvocato Pitruzzella all'antitrust si sia tornati a parlare di una questione che è vecchia di più di 10 anni in Italia e che però, seguendo io un po' anche la politica locale abbastanza da vicino, è una questione gigantesca e non risolta, che è quella della liberalizzazione del sistema ferroviario locale. Il presidente dell'antitrust ha detto papà, è chiaro e tondo che un tentativo che era stato fatto in Italia di liberalizzazione in questa direzione nella nord, in Lombardia, è stato chiuso, spento dal monopolista pubblico. Lo ha detto l'antitrust, non è la tesi della parte lesa o di un giornale. Vero o falso, non lo so. Io so che ad esempio nella nostra regione i sistemi ferroviari locali, se potessero mettere in concorrenza i lauti contributi che a livello nazionale vengono dati alla regione per finanziare il trasporto ferroviario regionale e che vengono di fatto trasferiti a un singolo soggetto in regime di monopolio, può darsi che il nostro sistema, può darsi, a parte che alcune tratte si finanzierebbero da sole, pensa alla Roma Fiumicino, scusate se faccio un po' il localista, no? Altre certamente, se vogliamo trasformare la Roma Forme in una metropolitana di superficie, non si finanzia da sola, ma ci sono fondi molto consistenti che lo Stato trasferisce alla Regione Lazio per il trasporto ferroviario locale. Dove finiscono questi fondi? In parte a
sanare il debito della sanità e in parte a un soggetto unico. Ci sono tentativi in corso in Italia, a Torino sta succedendo qualcosa, ma secondo esempio, la rete di telecomunicazioni, che oggi è forse uno dei monopoli, forse il monopolio naturale più importante che c'è in questo paese, essendo che da quel monopolio naturale dipende l'accesso a internet, quindi non è soltanto un asset economico, industriale importante, ma è una roba che ha a che fare con tutto, perché internet ovviamente ha a che fare con tutto. Si arriva finalmente alla, da parte di Telecom, a una sua decisione. Telecom è un'azienda privata, può decidere o non decide più, non è un suo obbligo e nessuno la può da questo punto di vista espropriare, forzare. Però mi colpisce che nel momento in cui Telecom decide di andare in questa direzione, lo Stato, che invece deve dire una parola, essendo che questa operazione è completamente dipendente dalla possibilità che si associa a degli investimenti di lungo periodo, per l'appunto della Cassa Depositi e Prestiti, e questo ovviamente apre il problema della competizione in un settore come quello della telefonia fissa, si diceva una volta, in realtà della rete fissa, della rete in fibra fissa, che è una competizione al momento molto limitata, quasi inesistente, per ragioni storiche. Noi non abbiamo i tubi a cavo e quindi non abbiamo competizione sulla rete fissa come c'è negli Stati Uniti o in alcuni paesi europei. C'è un orientamento del governo alla Cassa Depositi e Prestiti su questo punto, o questa dinamica che è fondamentale dal punto di vista della liberalizzazione? Immaginate i problemi che sono implicati nel chi compete e chi controlla l'accesso a internet in un paese, in una dinamica in cui dentro questo problema potrebbero anche affacciarsi investitori extraeuropei e rispetto ai quali noi in Europa abbiamo un atteggiamento molto più aperto di quello che ci sarebbe negli Stati Uniti, che neanche li farebbero avvicinare di qualche chilometro ai nodi dell'accesso alla rete. Ho fatto solo questi due esempi per di ferrovie locali e scorporo della rete Telecom, e c'è una linea del governo, non verso Telecom, ci mancherebbe, ma verso un soggetto come Cassa Depositi e Prestiti, controllato dal Tesoro, che riguardi la competizione nell'ambito di questa rete scorporata, le regole di governance, l'accesso, eccetera, per dire che ci sono ancora molte battaglie da fare, tante altre sono contenute nel rapporto, ma per ribadire che alle spalle di queste battaglie c'è quella che io non considero una partita vinta, una causa conclusa, ma c'è una battaglia culturale in un contesto che io personalmente, non voglio essere pessimista, considero rispetto a 5-10 anni fa molto meno favorevole proprio sul piano della cittadinanza politica di alcune idee della discussione pubblica, e quindi mi auguro che il lavoro di Società Libera e di altri continui anche a dare battaglia sui contenuti, oltre a affilare sempre più, se possibile, la lana delle ipotesi e delle proposte di legge. Grazie. Potremmo dire che oggi ricordo abbia detto l'onorevole che più di condivisione del policy liberale si tratta di un effetto di un fenomeno interattivo, quindi la svalutazione del significato di queste policy liberali, che poi infatti sono diventate sostanzialmente, oggi soprattutto, viste con particolare diffidenza.
Cedo adesso la parola ad Andrea Marcucci, Presidente della Commissione Cultura del Senato, che credo potrebbe illustrarci forse alcuni casi applicativi o meglio alcune suggestioni proprio in materia di cultura e quindi la possibilità che queste proposte o queste analisi possono avere nel settore dei beni culturali. Prego, Signor Marcucci. Grazie. Anch'io ho pensato molto al lavoro di Società Libera, della quale per un breve tempo sono anche stato presidente all'epoca che ero imprenditore e non, diciamo, parlamentare rappresentante delle istituzioni. Quindi mi fa piacere in questa occasione ringraziare Vincenzo Olita, che è il direttore, il professor Di Recortini, che è il presidente del Comitato Scientifico, per gli sforzi e il lavoro di supporto per un'associazione culturale anomala, perché non schierata politicamente in termini partitici, ma molto impegnata politicamente in termini culturali, e che noi tutti, diciamo, avremo il dovere, indipendentemente dalla condivisione delle idee esposte dal rapporto, dalle altre iniziative di Società Libera, di supportare con tutti i mezzi possibili. In effetti, in questo rapporto, per esempio, su alcune cose io non sono specificatamente d'accordo. Sulla questione, per esempio, che sarà apparsa chiaramente in evidenza, cioè la posizione presa sulla TAV e sulla grande infrastruttura ferroviaria da tanta discussione in Italia, io non sono allineato su quanto emerge, su una forte critica che è legittima e anche ben strutturata, ma che personalmente non condivido. Però dico due cose in generale, poi faccio un esempio specifico sul mondo dei beni culturali, molto interessante, secondo me appropriato, e che rappresenta perfettamente i tanti mali del nostro paese. L'Italia ha fatto le proprie scelte nel tempo, io non credo che si sia arrivati dove siamo arrivati nel dopoguerra, con le scelte che sono state fatte, con, diciamo, la componente politica liberale sempre costantemente minoritaria, con i grandi partiti, il Partito Comunista, Democrazia Cristiana, sono frutto delle scelte consapevoli dei nostri concittadini fatti nel tempo, e secondo me anche secondo una logica precisa, cioè dal modello consociativo, diciamo, istituzionalizzato nel ventennio fascista, si è decisi, diciamo, in maniera scientifica e quindi con, secondo me, coscienza e coscienza, di passare a un modello di democrazia distributiva che le due grandi forze politiche hanno gestito, e gestendo quello hanno gestito anche una politica di consenso che ha funzionato fino a quando, diciamo, ci sono state delle condizioni macroeconomiche affinché ciò avvenisse, appunto frutto di una scelta molto precisa e anche consistente, anche durevole nel tempo. Il problema di questo modello si è incrinato in condizioni generali di ordine economico, ma si è secondo me incrinato perché gli è mancata una gamba, sostanzialmente, che è molto legata al nostro modo di pensare, al modo di pensare di Società Libera, che è quella della responsabilità individuale, perché non è escluso che un modello di democrazia distributiva potesse anche funzionare, anche marginalizzando in qualche ambito, in alcuni casi anche in ambiti consistenti, diciamo, la libertà individuale, la capacità creativa dei singoli, ma con una società dove l'etica della responsabilità individuale fosse stata talmente forte da, creare comunque una corretta gestione della cosa pubblica e anche delle attività economiche gestite dalla cosa pubblica. In realtà questo in Italia non c'è stato, e non c'è stato negli anni, e credo che sia il problema che noi dobbiamo affrontare ancora oggi, e credo anche che sia la soluzione al problema, cioè la riattivazione di questa responsabilità individuale come chiave, diciamo, di una rinascita del sistema paese che possa liberare le energie positive dei singoli e degli individui. In un quadro anch'io faccio preoccupato sulle attitudini politiche culturali che vanno per la maggiore negli ultimi 3-4 anni. Anch'io trovo all'interno del PDL, come all'interno del centro-sinistra, nello specifico del mio partito, il Partito Democratico, una avanzata di posizioni che, per dare dignità, definiscano
si autodefiniscono neo-keynesiane, ma che in realtà sono stataliste e interventiste come soluzione al problema, diciamo, della crisi. Quindi sono anch'io molto preoccupato. Nel 96 l'allora ministro dei beni culturali, se vi ricordo bene, Walter Veltroni, fece una bellissima riforma sulle fondazioni lirico-sinfoniche, uno dei grandi patrimoni del nostro paese. Questa riforma aveva alcuni obiettivi: uno, far entrare i privati sia con fondi propri sia con diritti di governance all'interno delle fondazioni lirico-sinfoniche; due, affermare l'autonomia di queste nuove fondazioni di diritto privato, l'autonomia gestionale e quindi l'esigenza del pareggio di bilancio, eccetera eccetera; aumentare l'efficienza, l'efficacia, meccanismi diciamo che potessero, diciamo, creare un processo virtuoso, no? in termini di produttività, in termini di qualità culturale, in termini anche di, diciamo, sviluppo costituzionalmente previsto della cultura nel nostro paese. In realtà noi ci troviamo in una situazione di drammatica crisi di queste fondazioni dopo un periodo abbastanza limitato nel quale si sono sviluppate, perché è mancata la responsabilità individuale a tutti i livelli. Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state gestite in maniera clientelare, ovunque c'è un numero di dipendenti esorbitanti che ha trovato meccanismi di accordo tra la politica, diciamo l'imprenditoria locale che ha potuto meglio fare e svolgere i propri affari, il mondo sindacale che ha gestito accordi diciamo indipendenti l'uno dall'altro e che usavano la famosa prima della Scala, una delle 14 fondazioni ma di tutte le fondazioni, come strumento di pressione per migliorare anno su anno le condizioni dei lavoratori delle fondazioni sinfoniche, fino a portarle oggettivamente grandemente e fortemente fuori mercato. Oggi ci troviamo con 14 fondazioni che complessivamente all'epoca furono pareggiati tutti i bilanci, hanno credo complessivamente 360 milioni di euro di debiti, hanno tutte meno che una bilanci drammaticamente in deficit, hanno condizioni dei lavoratori completamente fuori controllo e fuori dal mercato, hanno una sostanziale incapacità di muoversi sul mercato, sui i privati, salvo qualche eccezione alla Scala, dire, sostanzialmente non si sono visti, e quindi come il provvedimento normativo, secondo me positivo, che andava nella giusta direzione, che apriva certi scenari, grazie alla mancanza di responsabilità individuale e collettiva, secondo di chi la svolgeva, degli amministratori, dei consiglieri di amministrazione, degli enti pubblici che erano soci di queste fondazioni, dei privati che hanno trovato dei meccanismi, diciamo appunto, distributivi, per cui magari entravano con una piccola sponsorizzazione a fronte di un grosso appalto dall'altra parte, e si è fatto, diciamo, un grave danno. Oggi è molto complesso questa situazione da risanare, molto difficile, probabilmente è sbagliata la formula, però la responsabilità individuale è mancata a tutto il livello, l'eccezione sui finanziamenti è la Scala, anche perché sì, poi non sono condizioni, diciamo, economiche locali diverse rispetto ad altri territori, no? Comunque può darsi che fosse sbagliata la formula, era un processo però, diciamo, che andava in qualche maniera ad aprirsi al mercato, al coinvolgimento del privato, a creare la responsabilità sui bilanci, a dare autonomia gestionale, a creare dei meccanismi che secondo me in qualche maniera avvicinavano, invece ci hanno poi allontanato. Ora la soluzione di tutto questo che tutti destra e sinistra evocano è sostanzialmente una nuova statalizzazione delle condizioni di lirico-sinfoniche, in modo che qualcuno ripiani tutti i debiti, tutte le assunzioni fatte in questi 10 anni senza concorsi vengono sostanzialmente stabilizzate e si comincia da capo. Quindi, diciamo, il clima è pesante, i rischi sono grossi. Io frutto una qualche speranza per il nostro paese. La nutro un po' per un quadro generale di grande necessità. Se
io vengo dalla campagna, se è vero il proverbio che la fame fa uscire i lupi dai boschi, in questo caso il lupo mi auguro che sia la libertà e l'obbligo di tornare ad essere competitivi, di tornare ad essere creativi, di tornare a dare lavoro, a creare lavoro, a distribuire ricchezza, crei dei meccanismi virtuosi forzati dalla necessità, non da altro, che diano supporto a, diciamo, l'individuo e le sue possibilità anche in ambito economico di lavorare al meglio, obblighino il sistema pubblico a ridurre, diciamo, i meccanismi burocratici, obblighino il sistema pubblico ad essere più efficiente. Pensiamo, a proposito di responsabilità individuale, che in Italia per bloccare o per ridurre o per fermare le assunzioni pubbliche si arriva a dire che si fa indiscriminatamente il blocco del turnover, perché a qualsiasi livello i nostri dirigenti pubblici sono giudicati dal legislatore non in grado di definire dove hanno necessità di nuove assunzioni e dove non le hanno. Per cui si dice nessuno può assumere, o si assume su 100 licenziati, se ne assume 20, su 100 pensionati se ne riassume 20, il famoso turnover del 20%. Cosa testimonia questo? Testimonia che la carenza di responsabilità a tutti i livelli, anche a livelli più alti, anche delle grandi partecipate pubbliche, anche dei grandi ministeri, quindi del cuore del palazzo del cuore potere. Io credo che la necessità sarà quella che ci potrà aiutare, insieme alla capacità creativa dei nostri imprenditori, dei nostri giovani, del meglio che questo paese sarà in grado di esprimere, in un quadro comunque estremamente complesso. Del resto, altrimenti se noi ci affidiamo a un processo diciamo necessariamente lungo, che è quello di risolvere questa crisi con meccanismi normativi che devono necessariamente seguire il processo parlamentare, credo che i tempi saranno talmente lunghi da mettere a rischio, diciamo, un quadro complessivo diciamo in maniera oggettiva e in maniera estremamente drammatica. Dopodiché, società libera è una piccola cosa, una cosa importante, io l'apprezzo molto. Do un consiglio aggiuntivo a quello che ha dato il professore, infatti lo do a me stesso essendo, diciamo, membro del direttivo, che è quello di provare a svolgere un'opera didattica nei confronti della classe politica, senza schemi ideologici, ma con grande linearità e determinazione, grande pragmatismo, perché nella drammaticità della situazione data, siccome siamo convinti che le ricette che qua sono contenute siano le ricette giuste, bisogna convincere il corpo decisionale, diciamo, del processo che ci ha portato a queste ricette, quindi del processo culturale che ci ha portato a queste. Cioè, quindi l'invito, oltre a essere, diciamo, propositivi in termini di proposte effettive sulle questioni, è quello di concentrare, quindi mi fa piacere l'iniziativa di oggi qua al Senato, quello di concentrare le iniziative affinché questa attività così importante che i nostri professori fanno, che società libera svolge, che non ha, diciamo, il necessario impatto mediatico nei confronti di tutto il paese, che è difficile che lo abbia, lo potrebbe avere invece nei confronti dei parlamentari, del governo, delle istituzioni locali, e ci può sicuramente aiutare a lavorare tutti insieme per un'Italia un pochino diversa. Grazie. Grazie a Renato Tucci per le considerazioni che sostanzialmente condivido e che fanno un po' le fine di quello che è anche l'impegno istituzionale di società libera. Tra l'altro, con una manifestazione di particolarmente incredibile interesse, ha chiesto di poter portare degli indirizzi di saluto il professor Gian Domenico Mosco dell'Università Luis Guido Carli, che è un professore di gran diritto commerciale che cura, tra l'altro, un osservatorio di liberalizzazione. Sì, grazie. Allora, abbiamo attivato questo
laboratorio nell'ambito del Dipartimento di Giurisprudenza, che non sotto il profilo solo economico ma anche giuridico, credendo in una combinazione tra giuristi e economisti. Naturalmente anche da parte mia c'è un forte apprezzamento per questo nuovo rapporto sulle liberalizzazioni, che però per il numero è l'undicesimo e il dodicesimo, ci dice che le liberalizzazioni in Italia sono un processo infinito, perché si parla sempre di liberalizzazione, passano gli anni e iniziamo a parlare di liberalizzazione. Intanto volevo dire che cosa personalmente intendo per liberalizzare. Secondo me la liberalizzazione, da giurista, è rimuovere gli ostacoli giuridici che derivano da regole di origine pubblica e che limitano la concorrenza in un determinato settore. Questo vuol dire che in un certo settore c'è difficoltà di ingresso, c'è difficoltà di esercizio, restano imprese che dovrebbero uscire perché non sono efficienti o peggio sono insolventi. E in Italia qualche esempio ce l'abbiamo, diciamo così. Credo che vada detto un'altra cosa, che liberalizzare non vuol dire abolire le regole. Pensare che liberalizzare vuol dire dall'oggi al domani eliminare ogni regola è non soltanto un'utopia ma anche una cosa sciocca. Liberalizzare vuol dire ridurre le regole nella massima misura possibile per garantire l'equilibrio tra il rispetto di interessi pubblici, di interessi in generale e la libertà di impresa. E qualunque società, anche la più liberalizzata, anche quella inglese, anche quella americana, hanno ovviamente regole e regole importanti per disciplinare i mercati e i settori. Una cosa diversa, parzialmente diversa, è privatizzare, e cioè vuol dire che vuol dire far uscire dallo Stato da società leader di settore, ormai anche spesso enti locali, perché c'è anche il problema degli enti locali, delle società partecipate agli enti locali, che è una cosa che dovrebbe essere eccezionale, perché lo Stato che sta nelle società è uno Stato che non fa il regolatore dell'arbitro, ma fa il competitore. E questo dovrebbe essere giustificato soltanto dalla presenza di rilevanti interessi pubblici. Perché è ovvio che ogni qualvolta c'è un interesse pubblico, come dicevo prima, c'è un interesse anche a non liberalizzare completamente o a non privatizzare. E qui volevo, riprendendo un tema che è stato toccato oggi, che è quello di Telecom, che deriva da una privatizzazione. Ma se oggi c'è un problema di rete fissa è perché la privatizzazione è stata fatta senza liberalizzare, senza pensare a che cosa voleva dire privatizzare. E oggi ne abbiamo le conseguenze, ne paghiamo le conseguenze, e come per esempio nel caso Eni Snam, anche quello è rilevante, e poi si cercano delle soluzioni più o meno di fortuna. Ancora un'altra cosa è semplificare, cioè ridurre gli oneri burocratici, ci sono tutte questioni connesse ma sono diverse. Ora, se posso esprimere un parziale dissenso sull'ultimo rapporto, io credo che in Italia con il governo Monti si è rimesso in moto il meccanismo di liberalizzazione, non quello di privatizzazione, ma quello di liberalizzazione sì. Per la prima volta siamo un paese più liberalizzato che da liberalizzare, in realtà il 52%, ma insomma, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, un traguardo importante è stato fatto. Però dicevo, e concludo questo intervento, liberalizzazione da noi è un processo infinito. Allora, perché è un processo infinito? Io credo che ci siano due problemi. Uno è un problema che oggi abbiamo sentito evocato tante volte, che è quello della strategia, perché in Italia non c'è una strategia di liberalizzazione, ma si va avanti un po' a caso, un po' per moda, un po' perché c'è l'informe dell'Unione Europea, un po' perché quando le cose vanno bene quantomeno c'è questa quest'idea che sia giusto liberalizzare. Ecco, l'esempio delle professioni è un esempio illuminante, e dal 2011
che c'è una spinta che viene dall'Unione Europea per liberalizzare, questo processo è andato avanti in maniera più o meno significativa, siamo arrivati alla riforma delle professioni organizzate in ordini, c'è stato un DPR attuativo e poi abbiamo fatto una forte riforma che è quella della professione forense. In carità, io faccio un avvocato, capisco benissimo le esigenze, però oggi abbiamo delle regole generali sulle professioni ordinistiche, abbiamo delle regole generali sulle società tra professionisti e delle regole tutte intervenute nel giro di 2 anni completamente diverse in materia di professioni legali. E abbiamo delle regole ancora diverse in materia delle cosiddette professioni non organizzate, dove c'è stata una rara legge di origine parlamentare che ha la legge numero 4 del 2013 che ha disciplinato in maniera ancora diversa la materia. Allora, qual è la strategia di liberalizzazione delle professioni? Non c'è. Quindi, e vado al secondo punto della questione. Io credo che in Italia c'è anche un problema di certezza del diritto, anche questo è stato evocato, e di attuazione delle riforme. Cioè, io credo che se smettessimo di fare riforme per un po', lo dice Barca, lo dicono tante persone, e attuassimo quelle che abbiamo fatto, pensando a qual è la strategia che deve esserci dietro a un processo di liberalizzazione, faremmo una cosa giusta. Sono ricerche del Parlamento, riprese anche dal Presidente dell'autorità antitrust e anche del Saggio ancora prima, che in Italia per attuare una riforma di media complessità ci vogliono 2 anni. Quindi da quando si inizia, ed è quasi sempre un impulso governativo un processo di riforma, un impulso governativo fatto in realtà senza nessuna analisi di impatto della regolazione, quindi sono scelte di policy più o meno o di gruppi di interesse che motivano gli interventi, non si sa quale sarà l'impatto di questa regolazione, poi si arriva all'iter parlamentare, poi ci sono i maxi emendamenti, poi si vara la riforma, poi ci sono i provvedimenti attuativi. Provvedimenti attuativi che sono 4-5 volte superiori alle leggi che li, o ai provvedimenti di rango legislativo che li motivano. Si è calcolato che il decreto Letta deve attuare ancora più della metà dei provvedimenti secondari del governo Monti. Allora, se ci vogliono 2 anni perché si inizi ad attuare una riforma e poi la palla passa alla pubblica amministrazione a livello nazionale e a livello locale, e sappiamo tutti quanto anche a livello locale è difficile e quante volte si è arrivati anche davanti alla Corte Costituzionale, non so, per l'apertura dei negozi domenicali. Allora c'è un problema di certezza del diritto, di come si fanno le leggi e di attuazione concreta delle leggi, perché non si deve stare sempre a legiferare se poi le leggi non si applicano. E quindi, per concludere, a me pare che servano 2 cose: serva una strategia delle liberalizzazioni, che vuol dire trovare il giusto punto di equilibrio tra gli interessi pubblici, se ci sono, e la libertà d'impresa, senza posizioni manicheiste, ma pensando che liberalizzare vuol dire aumentare la concorrenza, liberare le risorse e provocare innovazione. E dall'altra parte pensare seriamente al processo legislativo in Italia, perché, dico qua dentro, non funziona il sistema di fare le leggi. E bisogna, per colpa di nessuno, per colpa di tutti, non lo so, ma bisogna cercare di intervenire, lo dico da giurista, perché le imprese in un quadro non certo, che cambia continuamente, no? Si è parlato di un diritto inconoscibile, o di un, se vogliamo usare un termine sociologico, di un diritto ibrido, in queste situazioni non si può fare impresa, ed è ancora peggio che un'economia poco liberalizzata. Questo è quello che volevo dire. Tutti gli intervenuti e ovviamente i nostri interlocutori. Grazie molte e buona serata.